Ed eccoci a Trastevere, ragazzi. 2016 fiorini. Precisi. Tra l'altro nel 2016 uscì la rimasterizzazione di questo gioco. Coincidenze? Non credo. Comunque ho mandato i miei assassini in missione. Ce n'ho abbastanza per affrontare tutto quello che devo affrontare adesso. E direi che possiamo tranquillamente andare. Che cazzo succede? Chi è stato? Quel mostro! Malfatto! Malfatto. Di là! Di là! Uccidi il bersaglio usando i tuoi adepti assassini. Perfetto. Quindi potrei chiamare la tempesta di frecce. Se si può fare. Di là. Certo che se me lo indichi sulla mappa è ancora più facile. Avanti, amici! I pianeti sono allineati. Oggi gli umori... E tutte lo sanno che sono lì per quello, ok. Di là. Per forza. Animale. A posto. L'hanno ucciso loro, eh? L1 tieni premuto e fanno tutto. E qui escati in pace. Bravissimi i miei adepti. Bravissimi. Assassino, aiuto! 100% di sincronizzazione. Certo. Certo. Qui, subito. E siccome siamo a 2 minuti scarsi di missione, direi che sarebbe anche l'ora di fare quella successiva, per forza. E dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo ancora a Trastevere. I ricordi di Claudia sono spariti per ora. Anzi, non Claudia, come si chiama? Cristina. Rimane il ricordo ripristinato, però per fare il ricordo ripristinato, per andare a recuperare gli ultimi 2 o 3 quadri che mancano, io voglio avere la doppia lama celata. Sennò diventa veramente uno sbatti piuttosto grosso. Quindi aspetto la doppia lama celata e poi faccio tutto anche per le missioni cortigiane, ladri, contratti di assassinio e limitrofi. Aspetto di avere lì tutta la mappa e la doppia lama celata. Probabilmente, ragazzi, con gli adepti assassini fare i contratti di assassinio, ragazzi, sarà uno spasso. C'è una cosa che veramente ci togliamo subito. Feroci combattimenti su vasta scala. And anyways, eccoci qui. Ora non so se aumentano le loro abilità fuori dalle missioni che gli fai fare. Comunque vediamo qualcosa vuole questo bambino. Cioè, nel senso, se li chiami a intervenire in città, aumentano i loro punti esperienza? Non lo so, non ho mai verificato. Hanno detto che poi toccherà a me. Chi? Un uomo è venuto dal castello e ci ha arrestato. Mi ha fatto paura. Fanno sempre così. Anche per voi le cose vanno. Ma tu adesso, vero? Mi sembri coraggioso. Mi riporterete mia madre. Uccidi bersaglio sono dei tuoi adepti assassini. Ok, trova Silvestro Sabatini. Uccidilo e libera i suoi schiavi. Dove hanno portato tua madre? Per quella strada. Bene, hai dove andare per adesso? Da mio zio. Va lì e non fermarti a parlare ad alcuno. Okidoki. Allora, tempesta di frecce disponibile, appunto, perché gli adepti sono tornati. E noi ci incamminiamo verso l'obiettivo. Cazzo vuole sto qua? Recenti scontri fra bande giovanili armate hanno causato la morte di molti nostri stimati. Ok, localizzato.
Ecco che avanza il giovane signore e si batte. Bersaglio individuato, va seguito per forza. Mi fa una cosa tipo questa. Esattamente. Girati, girati a guardare, girati. Oh, bravo Ezio. Finalmente qualcosa appartenente ad Assassin's Creed 1, che se ti mimetizzi molli il controller va da solo. Che bella cosa. Invece nel 2 devi andare avanti tu. Lo potevi fare con i famosissimi eruditi. Certo, andiamo più veloci noi di lui, che da solo. E vai Ezio, vai. No, ho iniziato a correre. Non può avermi visto. Non può avermi visto. Oh. Siamo nel suo champ visivo. E noi ci dileguiamo. Riduce a distanza. Grazie per la rendita. Ma sono qua per forza i suoi schiavi. Dobbiamo assicurarci che i rapimenti continuino. Silvestro, anche i bambini. Pioggia di frecce. Vai. E un altro 100% portato a casa. Requiescat escati in pace. Non dice nulla? Sto stronzo. Vai alla Columbine, interagisci. E tra l'altro ho già interagito parecchio tempo fa, perché di sto gestendo da un bel po' questi assassini. Allora, vediamo. Oh, qualche punto abilità c'è. Questi tre. Armatura. Armatura. E armatura. Facciamogli fare qualche contratto in modo da però averne sempre 6 a disposizione per le missioni. Allora, Mosca. Ok. Questa può andare. Carico umano. Missione completata. Andiamo avanti con la nostra storia.